Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi prepariamo insieme la torta paradiso. Ci sono dei dolci che fanno della semplicità e della leggerezza i loro tratti distintivi e li rendono appetibili a bambini e adulti. L'esempio per eccellenza è proprio la torta paradiso, un classico della pasticceria italiana. Si pensa che affondi le proprie radici tra il pavese e il mantovano. E le sue caratteristiche sono la semplicità per i pochi ingredienti e la preparazione e la leggerezza che rende questa torta adatta come merenda o snack oppure come dessert. Secondo l'antica leggenda si pensa che fu un frate erborista di Pavia a scoprire questa ricetta dopo che gliela preparò una sposina di paese. In qualche modo riuscì a rubare la ricetta e decise di portarla ai suoi confratelli, i quali dopo averla assaggiata dichiararono questa torta torta del paradiso. Più tardi, nel 1878, il pasticcere Enrico Vigoni riuscì finalmente a codificare questa ricetta e a proporla nella sua pasticceria. Da allora si gusta in tutta l'Italia e ancora oggi, nella pasticceria Visconti, si può gustare la vera e originale torta paradiso. Noi oggi vi proponiamo la versione ancora più leggera senza il burro. Iniziamo! Iniziamo la ricetta con la crema, quindi mettiamo 350 ml di panna già zuccherata in una ciotola e la montiamo con le fruste elettriche finché sarà ben ferma. Poi aggiungiamo i semi di vaniglia e 90 g di latte condensato. Entrambi gli ingredienti sono freddi dal frigo. Mescoliamo delicatamente finché tutti gli ingredienti saranno amalgamati. Copriamo con pellicola trasparente e mettiamo in frigo fino al momento del bisogno. In un'altra ciotola aggiungiamo 4 albumi e un pizzico di sale e iniziamo a montare. Adesso aggiungiamo 120 g di zucchero in 3 fasi continuando a montare fino ad ottenere una meringa bella lucida. Questa sarà la consistenza da ottenere. Poi aggiungiamo 4 tuorli mescolandoli con un frustino e amalgamiamo con un cucchiaio delicatamente con movimenti lenti dal basso verso l'alto. Aggiungiamo la scorza di un limone e i semi di vaniglia e mescoliamo un po'. Qui abbiamo 50 g di farina 00 e 50 g di fecola di patate che aggiungiamo in 3 fasi mescolando sempre dal basso verso l'alto. Poi prendiamo una teglia da 22 cm di diametro con il fondo coperto con carta forno e i bordi imburrati e ci trasferiamo l'impasto. Livelliamo per bene e cuociamo a forno statico già caldo 180 gradi per 25-30 minuti. Passati 25 minuti fare la prova a stecchino, ma non prima. Sforniamo e lasciamo a raffreddare nella teglia per 5 minuti. Poi mettiamo una griglia sopra e con un movimento secco giriamo la teglia. Togliamo la carta da forno, mettiamo un'altra griglia sopra e giriamo di nuovo. Lasciamo raffreddare completamente. Siamo arrivati al momento dell'assemblaggio. Tagliamo a metà il pan di Spagna con un coltello. Poi mettiamo una noce di crema sul piatto da portata e ci trasferiamo sopra la base della torta. Aggiungiamo tutta la crema andando a creare uno strato bello generoso, livellando per bene. Deve avere all'incirca la stessa altezza del pan di Spagna. Adagiamo l'altro pezzo di torta sopra, livelliamo ancora la crema e concludiamo spolverizzando abbondantemente con dello zucchero a velo vanigliato. Ecco a voi la torta paradiso, l'incontro perfetto tra leggerezza e bontà. Bene.
Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio, e adesso gustiamo insieme questa meravigliosa torta paradiso. Insomma, cosa posso dirvi? È davvero soffice e dal gusto molto delicato. Il pan di Spagna è leggero e cotto alla perfezione. La crema è vellutata, dolce al punto giusto e si sposa alla perfezione con il pan di Spagna. Siccome in questa torta il burro non c'è, la rende ancora più leggera e vi assicuriamo che una fetta non la sentirete nemmeno. La frutta dà un picco di acidità che va a completare questa meraviglia. Insomma, è fantastica, assolutamente da provare! Ok amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Ci vediamo al prossimo video.